un sindaco che rappresenta la vergogna di tutta la città, un sindaco che scappa di fronte alle persone che gli viene espropriato la propria casa, seppure abusiva, ma che se la sono costruita con i sudori delle proprie fronti, perché hanno lavorato una vita per costruirsi una propria abitazione e spesso sono costrette a costruirsela abusivamente perché l'amministrazione non ha approntato un piano regolatore per dare la possibilità ai cittadini di costruirsi la propria abitazione. Un sindaco che si nasconde, un sindaco che nasconde la verità quotidiana a tutti i cittadini, continuamente, con l'addetto all'ambiente, si è visto con la casa Parnaso, si è visto con gli affidamenti e gli incarichi ai propri amici e parenti, addirittura adesso non vuole le telecamere all'interno dell'addetto all'ambiente perché non vuole far sapere i suoi sporchi affari di quello che fa all'interno dell'addetto all'ambiente alla città e continuamente non fa altro che respingere le telecamere di TV Alfa, l'unica emittente seria che può fare qualcosa per questa città, visto che qualcuno si vende l'anima al diavolo e che sono lì per un pezzo d'osso senza carne che lo leccono purché di stare in vista. Un sindaco che continuamente non fa altro che affari sporchi all'interno di questa amministrazione col tacito assenso di Ripellino e Santoro, che questi due fanno la politica dei piccoli passi, che si sono appropriati di molte posizioni di sottogoverno, che si stanno facendo clientelismo e favoritismo. Cosa vuol dire clientelismo e favoritismo per queste persone e soprattutto ai danni della città? E questo sindaco, perdonate, gli danno il cellulare, la macchina blu e lo fanno girare come se fosse una statua della libertà, il bel presidente della Repubblica che gira, mentre questi due si fanno i propri affari politici, i propri affari economici, perché sono soldi che sperperano alla città, alla collettività. Come fanno a farseli? Semplicemente facendo la politica dei piccoli passi, quelle di accaparrarsi un qualcosa e poi di dare delle promozioni che non ci sono. Per esempio all'interno dell'ambiente trasferiscono operai del comune all'interno dell'addetto all'ambiente, così l'addetto all'ambiente gli dà una promozione e poi li portano, li ritrasferiscono in comune, così c'è un avanzamento di carriera. Adesso hanno deliberato per un costo di 100.000 euro all'anno in più una promozione per quei dipendenti che gli portano il voto, probabilmente all'amico Ripellino o a Santoro, così ci sono costi maggiori e meno risorse per i cittadini. Questa è la vergogna che quotidianamente questa amministrazione fa a discapito dell'intera collettività, a discapito di tutti noi, anzi non fa altro che ricattare la povera gente, non fa altro che ricattare la stampa, l'unica stampa seria, che non fa altro che ricattare e cercare di creare ostacoli per far sì che non si sappia nulla delle sue porcate, ma maggiormente le porcate sono quelli che stanno dietro di lui, il cosiddetto consiglio o comitato d'affari, l'unione di comodo, che questi soggetti sgamati che da 20 anni che fanno politica, che si sono succhiati le risorse del comune, allora lo mettono in vista per cercarlo di farlo trombare, perché di fatto quanto prima purtroppo la magistratura farà il suo corso e di giunta comunale di amministrazione probabilmente non ce ne sarà più, si dovrà di nuovo andare a votare perché il tasso di illegalità che c'è all'interno di questa amministrazione è talmente alto che non si può tollerare, nonostante ci siano amici, apparenti e conoscenti che spesso rappresentano le istituzioni che hanno dei vantaggi da un sistema di illegalità e che lo tollerano. Questa è la vergogna. Ma questo sindaco ancora una volta cosa fa? Fa uscire le telecamere fuori dall'addetto all'ambiente per non far sapere ai cittadini quello che succede all'interno dell'addetto all'ambiente. I giri e rigiri, i sotterfugi economici e interessi personali che vogliono appropriarsi delle risorse economiche dell'addetto all'ambiente a discapito di tutti noi. Pensate che all'interno del comune sono quasi tutti dirigenti e dipendenti, non c'è nessun operaio che possa svuotare un cestino di carta perché tutti gli hanno dato una promozione, sono quelli che non si sono compromessi con loro, sono quelli che sono antagonisti. Allora tutti gli altri, purché gli portano il voto, gli danno il voto, gli danno la promozione. Così c'è un malfunzionamento del servizio, così
così il comune non funziona, è tutto a discapito dell'intera collettività, di tutti i cittadini che vivono nella città e che pagano gli stipendi ai dipendenti comunali con i soldi delle proprie tasche e delle proprie tasse.